La strada di casa, nuova fiction della Rai, in onda dal 14 novembre, che vede protagonista Alessio Boni nel ruolo di Fausto. Raccontaci un po' questo personaggio, che personaggio è, perché si chiama La strada di casa e perché ha quell'incidente che inizialmente che apre poi questa fiction. Allora, del perché ha un incidente all'inizio di questa fiction è un caso, non è che è programmato. Subito nelle prime battute del primo episodio, che lui di notte con una pioggia battente, col suo pick up in giro per la campagna, sta facendo qualcosa, sotterrando qualcosa, c'è del sangue anche sul pick up, lui è stravolto e quant'altro, prende questo pick up per tornare a casa e succede questo incidente, ma questo non è programmato. Boom! Subito, immediatamente, la cosa... Credo in particolare che mi ha colpito nella mia prima lettura di questa sceneggiatura è che si risveglia, non morirà, ma si risveglia dopo 5 anni. E puoi immaginarti oggi 5 anni che cosa comportano, cambia tutto. 5 anni fa non c'era il Bitcoin, per dirti, non sapevi neanche che cos'era. Adesso col mondo virtuale parallelo è una moneta corrente che può essere veramente incredibilmente potente rispetto alla moneta attuale reale. Quindi, per dire, faccio un esempio, ma oltre a questo che cambia tutto quanto tutto intorno, non riconosci i figli, non riesce a muoversi, deve rimpossessarsi degli affetti di tutte le persone che della famiglia che aveva lasciato. Non ha memoria, ha degli sprazzi di memoria, ricorda la moglie, ci mancherebbe, ma non quello che è successo. Deve fare uno sforzo enorme, fare degli esercizi mnemonici con un analista specifici per ritrovare questo puzzle, e questo puzzle pian piano si compone sotto gli occhi del pubblico e scopriamo chi era questo personaggio, come lo scopre lui, e indagare su se stesso è una cosa molto interessante, e pian piano capirà che quel personaggio che era non gli aggrada e non gli piaceva moltissimo. Adesso sviluppa molto di più il senso della paternità, magari riesce ad ascoltare di più i figli, che prima magari era fagocitato da pensieri o da problematiche, da compromessi, e non riusciva neanche a ritagliare un minimo di tempo per i propri figli. Quindi questo titolo, diciamo, La strada di casa, porta un po' verso gli affetti, il lieto fine, qualcosa che cambia. La strada di casa è ritrovarsi, certo, ribeccarsi, ricostituire quella famiglia, ritrovare se stesso, ma soprattutto dare fiducia a tutto ciò che aveva in quel casale, quel casolare nella provincia di Torino, e qui forse probabilmente non dava così tanto peso, dava solo peso al lavoro, al denaro, a diventare una persona, un leader di potere. C'è altra roba. Tu, diciamo, hai sempre fatto dei personaggi, diciamo, un po' difficili, sempre combattivi, personaggi un po' complicati. Ecco, è una tua scelta oppure speri che un domani possa fare anche qualche personaggio, diciamo, più soft, più delicato? Ma io non sono contro i personaggi soft, delicati. Mi sono stati proposti dei personaggi che non facevano parte di una bella sceneggiatura, che non mi prendevano la pancia come mi hanno preso gli altri, quindi scelgo altre sceneggiature. Queste altre sceneggiature magari, ok, le caratterizza il fatto che sono un fuoco interiore, un magma continuo, una febbre eccitante. Purtroppo che ti do, mi affascina questo, perché fa parte dell'uomo, dell'essere umano, e questa cosa qui mi attira continuamente. Che cosa c'è nel futuro di Alessio Boni? Cosa ti aspetta al teatro? So che adesso è un momento fortunato perché sei anche al cinema con un film, e il teatro invece? Il teatro lo riprendo l'anno prossimo con un nuovo progetto che non posso dire ancora, sarà una sorpresa, sempre col mio gruppo, io, Marcello Praier, Roberto Aldorasi e Francesco Nicolini, il drammaturgo, e porteremo un altro, come i duellanti, romanzo famosissimo in tutto il mondo, e lo porteremo sulle tavole del palcoscenico. Però ancora non è ufficializzato, scaramanzia, non diciamo. Poi abbiamo un film che dovrebbe partire tra poco, non ti posso dire nulla neanche qua, è una fiction, sempre con la Rai, in cui stiamo discutendo la sceneggiatura e quant'altro. Un buon lavoro. Grazie. Intanto vediamo questa fiction. E viva il lupo. Ciao. La strada di casa con Alessio Boni, il 14 novembre, una fiction della Rai. E qui abbiamo la protagonista, la moglie di Alessio Boni, ovvero Gloria Lucrezia Lante della Rovere. Ecco, raccontaci un po' il tuo personaggio e l'atmosfera vissuta sul set. Sì, dunque, io sono Gloria, la moglie di Alessio Boni, la grande madre di questa famiglia che vive in campagna e che si occupa di questa azienda. E Gloria è un personaggio, secondo me, molto bello, perché ha
ha una grandissima evoluzione, perché parte da donna un po' sottomessa, un po' super dedicata alla famiglia, un po' trascurata, un po' proprio donna di campagna, un po' anche che, come dire, vittima anche di, no, di questo marito, un po' maschilista, un po' anche traditore, però insomma lei per la famiglia ci sta. E infatti all'inizio sta Gloria dice, ma oh, fai qualcosa, eh? E poi dopo, quando arrivano i grandi avvenimenti, le grandi tragedie che colpiscono questa famiglia, devo dire, una donna che tira fuori un grande carattere, sempre con una grande, con eleganza, con pacatezza, e muovendo sempre molto bene le sue pedine. Non è una di impeto, una che fa casino, insomma, non mi assomiglia, no? Perché ogni tanto dice, ma ti assomiglia Gloria? No, no, Gloria non mi assomiglia, no, no, no. È una brava donna, una brava donna con una forte personalità, ed è la donna di casa. Della strada di casa. Qui diciamo, sono presenti un po' di vari fattori, c'è l'amicizia, c'è l'amore, ecco. E cosa predomina più di questi elementi in questa fiction? Spero che ci sia un bel mix, no? Che tutto sia abbastanza equilibrato. Poi, come dicevo prima, anche se io non l'ho vista, eh. Chissà, io ho raccontato tutta, io ho raccontato la mia storia familiare, la mia storia d'amore, i miei conflitti, anche le mie difficoltà a ritrovarmi come donna innamorata, perché poi dopo in questa grande storia, quando il marito va in coma, quando Alessio Boni va in coma, durante questo lutto Gloria, diciamo che si appoggia emotivamente a quest'uomo che è, diciamo, quello che è il braccio destro del mio marito, amico di casa, a Michele, che è interpretato da Thomas Trabacchi, che poi inevitabilmente piano piano nasce un'amicizia, poi un affetto, poi diventa, lei scopre anche un amore con quest'uomo. E naturalmente quando poi il proprio marito si risveglia è dura gestire la cosa. Quindi io ho raccontato soprattutto la storia familiare, la storia emotiva, la storia, sì, forse quella dei sentimenti, no? Poi però tutto il film c'è anche un lato giallo. Certo. E quindi quanto verrà calibrata la cosa, non lo so, quello... Diciamo, adesso stai vivendo un po' un tuo momento fortunato, perché ti vedremo in televisione, però sei anche impegnata in teatro, sì, con Haber. Sto facendo un bellissimo spettacolo con Alessandro Haber, con la regia di Piero Maccarinelli. Adesso siamo fino al 19 di... di novembre, siamo al Teatro Ambra Juvinelli, ed è una bellissima commedia, diciamo, sull'Alzheimer, anche se poi non è esatto raccontarla così, perché in realtà non racconta la malattia, ma è molto bella perché racconta, è come se l'autore avesse descritto che cosa succede nella testa del malato, quindi pure lì sembra una specie di thriller psicologico, e io faccio la figlia di Haber. E anche lì in realtà racconto il lato sentimentale, cioè di quanto è difficile stare vicino a una persona che ami, che però sta perdendo le foglie. Quindi diciamo che c'è quasi una similitudine con la fiction e questa cosa di spettacolo teatrale. Insomma, diciamo che a noi donne ci lasciano la parte più sentimentale. Invece per il futuro cosa ti aspetta? Per il futuro, dunque, dovrebbe uscire a gennaio anche un ruolo che ho fatto nel film di Verdone, dove farò la moglie di Carlo Verdone nel suo film, nel suo ultimo film, ma se ne riparlerà a gennaio. Va bene, intanto ti vedremo allora La strada di casa. E vi aspetto in tournée, perché poi io vado in tournée fino a marzo, in giro per l'Italia, pubblicherò la mia tournée su Facebook. Va bene, grazie, ciao. Grazie. Nuovo Fiction Rai dal 14 novembre, La strada di casa, e tra i protagonisti anche Thomas Trabacchi nella parte di Michele, che è un po' l'antagonista di Alessio Bori, l'altro protagonista. Sì. Ecco, raccontaci un po' il tuo personaggio. Michele è il migliore amico di Alessio, che all'inizio della storia esce da un coma di 5 anni. In questi 5 anni il mio personaggio si è fatto carico di alcune istanze professionali e relazionali del suo amico, e quindi quando lui si sveglia si trova in una situazione anche ambigua, se vogliamo, perché molte cose sono cambiate. In questo senso ci sono diversi temi che vengono affrontati, un diverso approccio professionale che riguarda
il mondo dell'agricoltura, della coltivazione, il tentativo del figlio di guardare alle nuove tecnologie, al biologico, che il personaggio di Alessio capisce fino a un certo punto. In più c'è un'offesa fisica da cui lui si deve riprendere. In più, in questo tempo, Michele ha anche agito da un punto di vista, appunto, delle relazioni, dei sentimenti, e questo fa partire un meccanismo, anche quello di rottura, di un'armonia. Si racconta la storia, come dicevamo, di una rinascita, di una seconda possibilità, di rendersi conto di alcuni errori che abbiamo fatto e di avere comunque la capacità di riconoscerli e di cambiare, sostanzialmente. In tutto questo, il rapporto tra Michele, che è il personaggio che interpreto io, e il protagonista, interpretato Fausto, interpretato da Alessio, subisce una variazione anche tragica per certi punti di vista, e qua c'è il tema, se vogliamo, del tradimento o appunto della, come posso dire, della dismisura nel volere avere qualcosa di più rispetto a quello che si ha. E quindi c'è anche il tema del territorio, che non è soltanto il territorio che raccontiamo, che è un personaggio principale della serie, perché ci sono dei paesaggi meravigliosi, c'è una vastità, c'è la natura, però c'è anche il territorio, cioè, che è il nostro ambiente, e c'è anche, se vogliamo, il tema della mia libertà, che inizia o finisce dove comincia la tua. In questo senso forse Michele eccede, e l'eccesso porta sempre un guaio. C'era anche un'amicizia fra Michele e Fausto. L'amicizia viene interrotta, poi c'è un lieto fine, diciamo, poi si ripristinano certi rapporti. Ma si può dire questo? Sì, non è uno spoiler. Comunque l'amicizia c'è e rimane come tema fondamentale, come legame fondamentale tra i due personaggi. Però poi c'è una rottura. Cioè c'è un'interruzione necessaria, e anche in questo senso faticosa, penso, per Fausto, dover riconoscere che il suo migliore amico è andato così in là, appunto. Però non è una chiusura definitiva, si vedrà come svilupperemo la seconda stagione. Non anticipiamo niente. Diciamo, questa per quanto concerne la fiction. Invece, quali sono un po' i tuoi progetti futuri? So che pare anche una cosa in cinema, c'è un progetto cinematografico? No, più di uno. Adesso io li ho già girati, nel senso che c'è fuori adesso Nico 1988 della Nicchiarelli, che ha vinto la sezione di Orizzonti a Venezia, è alla quarta settimana, un progetto che sta andando benissimo, è un film, secondo me, bellissimo, molto 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 bello, con questa attrice danese che si chiama Trine Dirholm. Mm-hmm. Straordinaria. Uscirà verso fine novembre il film di Francesca Comencini, dove io faccio il ruolo del protagonista, e si chiama Amori che non sanno stare al mondo. Ho girato quest'estate il film di Gianni Zanasi, Per troppa grazia, è un titolo che credo rimarrà definitivo. E sto girando adesso a Sofia un altro progetto Rai che si chiama La vita promessa, diretto da Ricky Tognazzi, con Luisa Ranieri, mia protagonista femminile, e io gioco il protagonista maschile. Questo, diciamo, è il quadro generale. Allora, per il momento ti vediamo in questa fiction, La strada di casa, e poi ti vedremo a vedere al cinema, altre cose in televisione. Grazie a te. Ciao. La nuova fiction La strada di casa, con protagonista Alessio Boni, e qui invece vediamo il figlio di Alessio Boni, Eugenio Franceschini, giusto? Esatto. Ecco, raccontaci un po' il tuo personaggio. Beh, io, il mio personaggio si chiama Lorenzo, appunto sono il figlio di Fausto, e sono un figlio di un imprenditore agricolo, quindi cresciuto in un contesto di campagna, di terra, molto attaccato alla terra. Queste cose qui mi sono anche molto vicine, essendo io cresciuto in un contesto simile, ovviamente non in Piemonte ma in Veneto, però almeno le dinamiche sono più o meno sempre le stesse. Quindi queste persone, anche con abbastanza burbere, anche che hanno una difficoltà a comunicare, a
quei contatti sociali, sono molto chiuse in loro stesse, però sono persone oneste e di grandi valori. Mi è piaciuto fare interpretare questa parte perché, come ti ho appena detto, sono cresciuto in un contesto simile, mi sento molto vicino a queste dinamiche, sono dinamiche che conosco bene, di persone appunto semplici, che hanno anche un modo di pensare molto semplice, che però hanno una loro grande dignità, che difendono e sono molto orgogliosi, quindi è stato bello. Qual è stata l'atmosfera vissuta sul set di questa fiction? L'atmosfera, come in tutte le fiction, di solito è molto abbastanza tesa per il fatto che il materiale è da girare tanto, i tempi sono stretti e quindi per questo motivo non c'è tanto spazio per svagare, diciamo. Però mi sono trovato bene, ho stretto anche delle belle amicizie che poi sono anche proseguite al di fuori del set, quindi è stato piacevole, soprattutto è bello, almeno per me, quando lavorare in un contesto così, cioè lavorare in spazi aperti, piuttosto che quando si gira sempre in spazi segregati, no? In teatri di posa, così invece ogni mattina ti svegliavi, andavi in campagna, comunque col sole, l'aria pulita, sta bene, mi piace, mi è piaciuto molto. Hai visto una seconda serie di questa fiction, ancora è prematura? È prematuro dirlo, è prematuro. Bisogna sempre aspettare che esca per sapere cosa ne sarà. Esatto, esatto. Tu sei un giovane attore, ecco, quali sono un po' i tuoi progetti futuri oltre questa fiction? Dove ti vedremo? In teatro, televisione, cinema? Beh, intanto adesso esce questa, poi ho due film che ho finito di girare. Uno si chiama Sconnessi, che uscirà a febbraio, e un altro si chiama Una vita spericolata di Marco Ponti, il terzo film che faccio con lui, che è ancora a data da destinarsi, quindi credo comunque dopo febbraio, marzo, quelli saranno più o meno i periodi. E noi ti verremo a vedere, allora intanto ci vedremo questa fiction e poi ti verremo a vedere al cinema, teatro, progetti per il teatro? Teatro mi è saltata una tournée, sto qua a specificare il perché. Adesso sono in contatto con il teatro del mio comune e penso che per un po' cercherò di collaborare con loro, perché ho intenzione anche di tornare un po' nella mia terra, che ho abbandonato prematuramente per venire qui, quindi vorrei un po' riallacciare i legami, ecco, questo è il mio desiderio. Ti ringrazio. Grazie a te.